Buongiorno a tutti ragazzi, se state guardando questo video è bene che sappiate che sono già in vacanza, sì, finalmente sono in vacanza, sono in vacanza. Ho programmato questo video per farvelo vedere adesso, però sono finalmente al mare, dopo un anno ci voleva. E, diciamo, ho programmato questo video per farvi vedere quello che tratteremo settimana prossima, ovvero tutti gli apparecchi che ho nella zona TV. E perché recentemente ho fatto una piccola modifica, ho preso un hub HDMI per cercare di andare a integrare tutto insieme i dispositivi che abbiamo visto di recente, quindi ad esempio Chromecast, Amazon TV Stick, che poi la cosa si è ampliata quando io ho messo i Google Mini lì vicino, e quindi questa cosa ha creato tutta una specie di ecosistema che ho detto, ma se mettiamo uno switch HDMI, probabilmente si riesce a usufruire un po' di tutto e quindi si crea una smart TV, se vogliamo, molto completa e sarà appunto l'oggetto di uno dei prossimi video di settimana prossima, che secondo me è molto interessante. Google Mini in questa parte, secondo me, svolge un ruolo importante per la fruizione della Chromecast. Ok, Google? Raccontami la barzelletta. Qual è il colmo per un sarto? Perdere il filo del discorso. Che poi gli chiedi la barzelletta, ti racconta sempre un colmo, un indovinello, vabbè, lasciamo perdere. Però appunto, volevo farvi vedere appunto questa cosa. Vi faccio vedere un attimino lo switch, poi magari farò un video apposta anche su questo. È uno switch HDMI 4 porte, sì, con un pulsante di selezione. La cosa curiosa è che è veramente molto molto simile allo Steam Link, veramente la forma è praticamente identica, sono leggermente più piccolo, però questa cosa mi ha incuriosito il fatto che sia veramente molto molto simile. E è tutto per questo video, ovviamente io adesso torno a nuotare e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!